Ciao, rieccoci con un'altra vignetta disegnata in diretta. Questa vignetta si riferisce al periodo primaverile in cui fuori, quando c'è il sole, si sta in maglietta e ci sono circa 23-24 gradi, appena rientro in casa ce ne sono 15. E questo continuare a entrare e uscire per andare in giardino mi espone a possibili e probabili polmoniti. Metto dei globi sulle colonne della recinzione a forma di morte nera in costruzione. Chi non le vorrebbe? Eccomi che scio in cucina. Un po' fuori prospettiva quel mio personaggino. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Un po' di neve sul tavolo. Un capriolo. Eccomi, mentre parlo qui lo sci è anche lui fuori prospettiva. Sembra che sia girato in modo strano, ma è meglio che poi rimetto a posto la testa, la rifaccio. Ah, eccomi la vista esterna. Come vedete, per via delle basse temperature interne alla casa, indosso un paio della nonna Pina. E chiaramente è accelerato il video, io disegno come un pazzo forsennato. Cioè un po' sì, ma non così tanto. Quello è il mio frigo. Torniamo alla vista dello schermo. Un po' di tratteggio. In realtà non ho la piastra in induzione, ma disegnare i fuochi con la griglia sopra, soprattutto in prospettiva così in piccolino, è uno sbattimento, quindi per semplicità e comodità ho messo la griglia piastra induzione. C'è un muretto, l'erba, l'ombra sull'erba, il portico. Ancora la vista esterna. Metto l'area scura sul quadrupede di Star Wars, sulla TAT. Le zamperami della TAT, colpo di luce. Mi ero fatto la giacca un po' troppo lunga. Mi rimetto le zampe da fenicottero. Ho cambiato la prospettiva del mio personaggino perché era proprio strano prima. Un po' di neve. Certo, la giacca l'ho accorciata, quella appesa all'esterno, ma continua a sembrare un cappotto appeso, e poi dopo invece all'interno una giacca più piccola. Ma sono pigro, non ho voglia di rimetterla a posto, di rifarla. Coloriamo la cucina. Il frigo. Le piastrelle della cucina,
coloriamo il capriolo, la cane. Finto Warlow con l'osso, una bella maglietta grigia, la cane che sonnecchia, un bel completino arancione, chi non ne vorrebbe uno? Poi in realtà io scio malissimo, vabbè, che tanto sono pochi metri in cucina, sono anche credibili. Il pupazzo di neve, qua in realtà non sono molto soddisfatto perché tende ad essere un po' piatto tutta la scena della cucina, per cui adesso proverò a scurire dietro in maniera da andare un po' più in contrasto con i personaggi in primo piano. Mettiamo i testi, i balloon, la vista dalla finestra, metto la firma, togli la firma, rimetti la firma. Ok, ho scurito dietro, diamo dei colpi di luce per contrastare un pelo dove la neve è più luminosa. Abbiamo finito. Ciao, ci vediamo al prossimo video.